Buongiorno, oggi facciamo una esercitazione e in particolare tocchiamo un po' con mano alcune delle proprietà teoriche che abbiamo visto nelle lezioni scorse, per cui quello che noi faremo oggi è di, scusate, questo è il progetto che vi sto preparando, per cui non ci interessa ancora. Qualcuno di voi vuole fare l'esame? Pensando di fare l'esame prima di Natale? Sì, per curiosità, è presto ancora, va bene. Sì, Bisogna valutare. diciamo che per ora è ancora presto, però è tra le Certo. opzioni. Va bene. Allora, io diciamo, quello che posso dirvi è che diciamo, storicamente io finisco l'ultima settimana, non sono mai andato oltre la fine della finestra. Non si potrebbe, ma neanche troppo prima, perché ho sempre fatto molti viaggi di progetti e di congressi durante il semestre, durante tutto l'anno. Però quest'anno evidentemente non farò nessun viaggio, per cui diciamo, noi potremo anche finire un po' prima rispetto alla durata nominale, perché poi alla fine noi dobbiamo fare 9 crediti e il calendario tiene in conto di qualche assenza. Per cui considerate che magari noi potremmo anche finire, non so, la settimana prima e mettere l'esame, come già vi ho detto, proprio l'ultimo giorno prima della chiusura di Natale. Ok, allora oggi vediamo un po' di proprietà. Allora, utilizziamo il matto e l'azimuto anche per verificare alcune di queste proprietà. Va bene, quindi quello che noi facciamo è essenzialmente, vi faccio vedere io prima alcune cose, nel senso che questi tre semplici script li lancio e li commento insieme a voi, senza niente di, non c'è nulla diciamo di particolarmente difficile. E poi quello che vi chiedo è di prendere il circuito dell'altra volta e di giocare per verificare la proprietà di separazione, rifacendo essenzialmente quello che vi faccio vedere nel primo degli script, per cui adesso vado veloce perché lo vedremo, e l'invarianza ingresso-uscita rispetto a una trasformazione lineare. Va bene? Per cui è semplicemente, fra virgolette, l'applicazione numerica per convincerci un po' della proprietà che abbiamo visto dal punto di vista teorico. Allora, devo aumentare un attimo la dimensione del font, quindi un attimo solo. Ok, allora che cosa faccio? Prendiamo anche il codice. Così faccio vedere anche i comandi, però come vi ho detto, no, voi utilizzerete comandi molto semplici, a volte qua uso qualche comando che mi risparmia un po' di lavoro, ma voi lo potete fare in maniera molto più semplice anche in Simulink con le cose che abbiamo già fatto. Allora, esempi numerici di alcune proprietà. Quello che noi vediamo adesso è la proprietà di separazione, l'invarianza ingresso-uscita, la trasformazione lineare, e poi verifichiamo, ma una banalità numericamente, l'invarianza degli autovalori. Quello che faccio è, prima di tutto, è di generare un modello tempo continuo in maniera casuale, ma stabile. Ovviamente questo è una mia, diciamo, mio codice, però non, chiaramente non dovete farlo anche voi, nel senso che prendo e diciamo, genero in maniera completamente random un modello dinamico. Poi calcolo gli autovalori e se gli autovalori non sono tutti a parte reale e negativa, continuo a cercare un modello, a generare random un modello dinamico. Ovviamente ci saranno sicuramente mille modi, ci sono sicuramente mille modi molto più intelligenti, diciamo, per generarlo, ma va bene così. Allora, questo è un modello 4x4, e quindi, scusate, questa è una matrice dinamica 4x4, per cui il mio modello ha 4, n uguale a 4. La matrice di ingresso è 4x1, per cui vuol dire che ha un ingresso, e la matrice delle uscite è 1x4, quindi vuol dire che ha un'uscita. Okay?
E c'è una matrice anche D che è uno per uno che collega direttamente l'ingresso con l'uscita, quindi il sistema è improprio. Ok, quindi questo è il mio bravo sistema. E a questo punto calcolo gli autovalori. Ora vi faccio notare una cosa: gli autovalori si calcolano così, con la riga 30. Il comando EIG, in ingresso devo dare la matrice dinamica. Ora, la matrice dinamica, se vedete, è un model.a, perché model è una variabile di tipo spazio di stato, per cui si accede alla sua matrice dinamica con la sintassi delle strutture. Bene. Ora lui lambda, poiché non c'è il punto e virgola, me lo riscrive nello spazio di lavoro e questo è quello che lui mi dà. Se io faccio attenzione, vedo che non c'è alcun ordine particolare nel modo in cui lui mi dà gli autovalori. Ovviamente non, con una sola, diciamo, chiamata al comando EIG, questo non si può percepire perché uno qui lo può trovare un pattern se gli fa piacere. Però vi posso garantire che lui, diciamo, lo può dare in maniera più diversa. In particolare, quello che può succedere è che addirittura vi può dare gli autovalori in ordine diverso, anche se voi fate una trasformazione di similitudine. E noi abbiamo studiato che la trasformazione di similitudine non altera gli autovalori, quindi dobbiamo avere ben presente che l'ordine degli autovalori non ha nessuna regola. Mentre se io calcolo per esempio la SVD, l'ordine dei valori singolari è sempre decrescente e questa è una convenzione praticamente universale. Va bene? Quindi facciamo attenzione a questa cosa qui. Quindi questi sono gli autovalori e sono quattro, sono due coppie di complessi e sono chiaramente, diciamo, coniugati, ma questo ce lo dice la teoria dei polinomi. Ok? Quindi ho calcolato gli autovalori, adesso vado avanti, e calcolo, per esempio, la risposta impulsiva nello stato e nell'uscita. Allora, poiché io chiedo scusa, e questo è quello che mi esce, ok? Adesso vi faccio una domanda. Allora, questa è l'uscita e questo è lo stato. Allora, guardate, lui, io gli ho dato come tempo finale della simulazione 19, l'ho calcolato in automatico. Ora vediamo la formuletta e vi chiedo a voi, diciamo, come l'ho calcolato, perché chiaramente il sistema dinamico è random. Quindi potrei avere un tempo finale, un transitorio che si estingue in un tempo ovviamente qualsiasi. Ora, quello che vorrei sapere da voi, cioè quello che vorrei farvi notare è una sciocchezza. L'ultima versione del MATLAB gli piace scalare, diciamo, a cifre più o meno tonde, perché gli do 19, invece qua mette a 20 e lascia questo pezzo vuoto. Non è colpa vostra, perché l'altra volta uno di voi diceva, ma perché fa così? Beh, non lo so, a me non mi piace molto perché, insomma, 19 non è che è un numero strano, poco senso, però queste sono sciocchezze. Allora, questa è la risposta impulsiva, va bene? Nell'uscita e nello stato. C'è poco da dire. Guardate, il colore uguale per le quattro elementi dello stato è perché l'ho scelto io così, va bene? Se no lui cambia colore. Però siccome in questo momento non mi interessa distinguere fra i vari elementi dello stato, allora non è un problema e lo lascio così. Ok, allora, prima di tutto, come ho calcolato 19? Allora, vi faccio vedere un attimo. Guardate, questa è l'informazione che mi serve per arrivare a 19. Me lo dite un attimo, per favore, voi, come io posso in automatico dire fai la simulazione fino a 19 secondi? La costante di tempo più lenta. Allora, chiedo scusa. La costante di tempo più lenta. Allora, la costante di tempo più lenta sicuramente è, diciamo, l'informazione da cui partire. Poi che ci faccio? Quindi io ho meno 0,37 e meno 0,31 come parti reali, più o meno 1,7 J e più o meno 0,4 J. Poi che faccio? Prima di tutto il numero complesso, dov'è la costante di tempo? Nella parte reale. Quindi solo la parte reale, fra l'altro noi la prossima lezione martedì
faremo proprio un richiamo su questi concetti, per cui adesso se non vi ricordate non è un problema. E quindi la parte reale, la costante tempo, poi per arrivare a un tempo finale di simulazione? E poi, per esempio, prendo 5 volte la costante di tempo per dichiarare il transitore istinto. Ok, allora la teoria ci dice che un sistema del secondo ordine estingue a un certo tempo di assestamento al 3%, che ha un'espressione analitica, ok? Però quella è vera solamente per, diciamo, il secondo ordine con quei poli. Noi sappiamo che possiamo estrapolare questa informazione e dire, vabbè, ma più o meno ci saranno le costanti di tempo dominanti, cioè quelle più lente, si estingue dopo 3-4 volte la costante di tempo, poiché io sto facendo una simulazione e allora io ho interesse a vedere anche il regime. Quindi io ho deciso allora di implementarlo in questo modo. Che cosa vado a prendere? Prima di tutto, guardate la riga 35. E guardiamo, diciamo, prima la parte più interna. Lambda è un vettore 4x1 che contiene 4 numeri complessi. Quando io dico real lambda, io gli sto chiedendo la parte reale. È ancora un vettore 4x1 real lambda. Ok? Ora ho il programma in pausa, quindi non lo posso lanciare, poi dopo magari lo lanciamo. Poi a questo punto io devo prendere quello che è più alto, ok? Perché questi sono col segno, per cui è il più alto quello che rappresenta il più lento, e poi meno 1 diviso, perché mi serve la costante di tempo in secondi. A questo punto che cosa faccio? Questa costante di tempo tau, io so che moltiplicato per 4 rappresenta una buona stima del transitorio, ma siccome io voglio vedere anche il regime nelle mie simulazioni, e questo vale in teoria dei sistemi e in robotica, a meno che non ci sia un ingresso che è tipo sempre una sinusoide, oppure un ingresso che diciamo che non va al regime, io voglio sempre vedere alla fine della simulazione che tutte le grandezze si siano, fra virgolette, fermate, cioè che io abbia raggiunto un regime per essere sicuro di aver ben simulato il mio sistema, e quindi ci aggiungo un 50% alla fine. Ok? Quindi questo è quello che mi dà alla fine questo 19 magico. Ora, ci sta, non ci sta, è una stima, per cui più o meno sì, va bene. Come ho calcolato io questa simulazione? Beh, io ho usato il comando, la riga di comando, che se dici, guarda, se tu usi il comando impulse, gli dai in ingresso la variabile di tipo SS con il vettore dei tempi, io ti do in uscita il risultato della simulazione X e Y, quindi stato e uscita in queste due variabili, senza simulink. Ovviamente voi avete piena libertà, voi avete già fatto un file simulink o due, uno tempo continuo e uno tempo discreto. Quelli tempo discreto non li avete fatti, diciamo, durante la lezione, se li avete fatti dopo, se no ve li scaricate, ve li do io, dovrebbero essere già in Classroom, ma se no ve li do io, ok? Perché l'idea è sempre quella che poi voi con ogni lezione vi concentrate sull'argomento della lezione, le cose precedenti, se non le avete finite, vi prendete comunque il codice già svolto. Quindi voi o prendete il vostro modello Simulink oppure usate questo comando come vi trovate meglio. E poi io ho lanciato quindi la riga 40, ok? E ho fatto il disegnino. Ok, adesso vediamo la proprietà di separazione. Va bene? Quindi in questo momento questa è la mia risposta impulsiva e io voglio vedere la proprietà di separazione. Allora, cosa mi dice la proprietà di separazione? Andiamoci a prendere un attimo la proprietà corrispondente. La proprietà di separazione mi dice questo. Lo stato sintetizza la storia passata del sistema. Guardate, mi dice che se io conosco lo stato in un certo istante t con 1 e conosco
la forma d'onda dell'ingresso da t con 1 a t, io per conoscere tutto quanto lo stato dopo t con 1 posso ignorare tutto ciò che precede t con 1, va bene? Quindi, qua come è nato questo movimento, come questa traiettoria, a me non interessa. Quali sono stati tutti quanti gli ingressi fino a t con 1 non mi interessa. Mi interessa solamente lo stato in t con 1 e l'ingresso da t con 1 in poi. Quindi lo stato sintetizza la storia passata del sistema. Ok, quindi io che cosa devo fare adesso? Fatemi chiudere anche questo. Quindi io che cosa devo fare? Allora, calcolo lo stato in un determinato t. Per esempio, t uguale 2,3. Sempre random anche questo numero, secondi. Scusate, qua ci devo aggiungere le unità di misura perché è sempre meglio. E poi cosa faccio? Guardate, calcolo l'evoluzione libera a partire da questo stato. Perché? E questo è il disegno, però prima del disegno che è volutamente un po' confusionario, prima di farvi vedere il grafico, voglio riflettere insieme a voi su questa cosa. Allora, guardate. La risposta impulsiva, qual è la forma d'onda? Qual è l'ingresso se io sto calcolando la risposta impulsiva? Ma delta di Dirac. Chiedo scusa? Ma delta di Dirac. È un impulso, esatto. Allora, se è un impulso, diciamo per un t con 1 maggiore di 0, qual è il valore dell'ingresso da t con 1 in poi? Ah, descrivetemi a voce l'impulso, il delta di Dirac. L'impulso vale 1 all'istante 0 e 0 altrove. Ok, diciamo che questo è al limite vale 1, però diciamo ok, è diverso da 0 solamente nell'origine. Quindi se io adesso voglio sapere quanto vale l'impulso per t uguale 2,3, quanto vale? 0. 0. E per ogni t maggiore 2,3 vale 0. Ok? Quindi se io devo calcolare qual è la risposta ad un certo ingresso a partire da 2,3, l'ingresso è 0, quindi sto calcolando l'evoluzione libera. Ok? Quindi in questo esempietto io calcolo l'evoluzione libera a partire da questo x con 1 che ho calcolato, non l'ho scritto semplicemente perché sono quattro numeri decimali che non è che ci aiutano a capire, però ho fatto il grafico. E il grafico è questo. Allora guardate. Le righe della simulazione precedenti sono sottili, mentre le righe dell'attuale simulazione sono con lo spessore di 2 punti invece che di 1, nell'uscita e nello stato. Mi dite voi se io capisco la proprietà di separazione qua? Ovviamente no, perché qual è il problema? Il problema, cioè qual è l'errore che ho fatto? Beh, l'errore che ho fatto è che io utilizzo sì il comando, no, calcola mia evoluzione libera, però gli devo dire che deve partire da 2,3. Quindi in realtà, diciamo, questo è fatto intenzionalmente sbagliato e poi traslato opportunamente. Va bene? E allora guardate, e questo è quello che chiederò a voi di fare, cioè, le due curve coincidono. Io ho fatto l'evoluzione libera a partire da questo punto qua, x con 1. È un punto in R a 4, va bene? Perché è lo stato. E se vedete, l'evoluzione libera coincide con cosa? Con la risposta impulsiva, ovviamente dello stesso sistema dinamico, calcolato partendo da 0, da t uguale a 0. Va bene? Quindi numericamente abbiamo verificato che quella proprietà non è una sciocchezza per un sistema generato casualmente, se ci avete fatto caso. Ok, fatto questo, vediamo l'invarianza ingresso-uscita alla trasformazione lineare. Come faccio questa invarianza? Beh, molto banalmente, qui ci sono tutti quanti i plot, no? Ma non ci interessa. Una cosa che vi voglio diciamo, chiarire. Se voi volete perdere tempo con i plot, ci passate mesi e mesi perché si possono fare le cose, diciamo, ci possono fare delle cose,
eccezionali in MATLAB, però è chiaro che per il corso basta che usate il comando plot, non è che dovete, se vedete questo codice lo scaricate, non è che dovete vedere, diciamo, tutti quanti i comandi plot e acquisire confidenza con quello, assolutamente no. Va bene? Per cui, che facciamo adesso? Adesso ho calcolato. Ah, questa è la proprietà di separazione, chiedo scusa. Invarianza, devo calcolare invarianza ingresso e uscita dalla trasformazione lineare. Cosa faccio? Beh, prendo una matrice random n per n. Perché? Beh, perché la matrice random ha probabilità 1 di essere al rango pieno. Però siccome sono, diciamo, sto insegnando un corso di magistrale informatica, voi mi potreste sgridare che poi alla fine se non è di rango 1, il codice successivo non va bene perché la devo invertire, per cui metto questo check. Se non è a rango pieno, quindi se il rango di t è minore di n, abort dà proprio l'errore, cioè non voglio neanche, è proprio, non è mai intervenuta questo check, questa cosa, perché diciamo è sempre di rango pieno. Ok, allora adesso che cosa faccio? Calcolo le nuove matrici. Come le calcolo? Beh, le calcolo sapendo che è t a meno 1 a t, ok? In realtà io credo che noi abbiamo usato la lettera p nei lucidi e poi addirittura v nell'analisi modale. Vabbè, cercherò, diciamo, di uniformare le notazioni in maniera tale che poi ce l'ho meno, diciamo, variegato questa cosa, però concettualmente è chiaro. Quindi A con 1, B con 1, C con 1 e quindi definisco il nuovo modello. SS è, diciamo, il comando A1, B1 e così via. E a questo punto calcolo la risposta impulsiva e verifico che siano le stesse. Facciamolo. Quindi questa è la T. Questo è il mio modello. Io non guardo proprio i numeretti, ragazzi, perché cioè io non riesco a estrarre nessuna informazione utile se non ci sono gli zeri. Questo è tutto random, quindi è inutile proprio che li guardo. Ok, adesso calcolo la risposta impulsiva e guardate, questa è la risposta impulsiva. C'è qualcosa che vorrei chiedere a voi adesso. Guardate, il sistema simile e il sistema originario iniziale sono linea blu e linea rossa. Linea blu e linea rossa qua sono sovrapposti, va bene? Forse se zoomo potrei vedere qualche differenza dovuta a questioni numeriche, ma qua non la vedo neanche la differenza perché sono talmente semplici questi calcoli che lui li fa proprio uguali fino alla risoluzione che mi pare. E invece guardate lo stato. Zoom un po' perché sembra 0 e non è 0. Noi abbiamo, diciamo, uno in blu e uno in verde, che sono quelli nuovi e quelli vecchi. E sono completamente diversi tra di loro. Perché? Beh, banalmente, perché non c'è niente che mi garantisce che siano uguali fra di loro. Sto facendo una trasformazione di similitudine, anzi, sto proprio cambiando lo spazio di stato. Quindi è chiaro che l'andamento nello stato è diverso. Anzi, e vi ho fatto vedere il circuito RLC. Se io in un caso ho tensione corrente, nell'altro caso ho corrente corrente, ho addirittura delle grandezze che hanno un significato fisico diverso con unità di misura diverse. Quindi confrontarle a quel punto ha poco senso. Bene, qua l'ho fatto proprio per renderci conto di questo. L'unica cosa, cioè l'unica, però posso verificare che gli autovalori sono gli stessi. E li calcolo banalmente, va bene? E lui mi sta dando gli stessi autovalori. Questo è lambda e questo è lambda del sistema 1. Quando faccio questa esercitazione, a volte l'ordine degli autovalori cambia, va bene? E quindi, diciamo, a maggior ragione devo fare attenzione a questa cosa. Ok, e questo era semplicemente il primo file, diciamo, che vi volevo far vedere. Torniamo un attimo a questo comando qua, giusto perché voglio un attimo farvi rendere conto qui di come il MATLAB gestisce le variabili. Per lui sono tutti quanti vettori, matrici, sono tutte matrici. Beh, allora io calcolo real lambda. Allora, lambda è già nello spazio di lavoro perché
Se guardate a destra c'è tutto. Bene, nel workspace c'è tutto perché questo è uno script, per cui ha visibilità completa. Allora, Real Lambda è ancora un vettore 4x1, va bene? Quindi se io devo estrarre la costante di tempo, allora a quel punto provo con max Real Lambda e lui ha estratto il più grande, va bene? Il più grande, che in questo caso il modulo è più piccolo dell'altro perché è verso più infinito, è più grande, il max viene interpretato in questo modo. Però a questo punto questo qua è uno scalare, quindi io posso calcolare facilmente, diciamo, la costante di tempo. Posso calcolare facilmente la costante di tempo. E qua mi dà uno scalare, va bene? Un semplice dettaglio, diciamo. Ok, vediamo un attimo il secondo. Il secondo è molto banalmente, se avete la curiosità di come è stato, di come è stato fatto. Allora, io con Clear adesso ho pulito lo spazio di lavoro. E CLC mi pulisco, diciamo, semplicemente la finestra dei comandi. Questo è molto banale, nel senso che adesso voglio vedere qual è l'interpretazione fisica dei vettori per questa matrice che ha questi autovalori, meno 4 e meno 1. Questi sono autovettori e autovalori, chiedo scusa, la matrice è questa, perché non l'ho scritta la matrice? Allora, voi potete interrompere in qualsiasi momento l'esecuzione di un comando con Ctrl-C, per esempio. Va bene? E poi facciamo così. Allora, questa è la matrice. Vabbè, gli autovalori quindi si leggono, che sono meno 1 e meno 4. Questi sono gli autovettori. Come sappiamo, gli autovettori, quando io chiedo a MATLAB gli autovettori, lui cosa fa? Lui mi dà una matrice in cui in colonna mette gli autovettori, dopodiché gli autovettori me li dà ortonormali fra di loro, per cui io qui ho, cioè chiedo scusa, non ortonormali perché questo non sarebbe fisicamente corretto, me li dà a norma unitaria, va bene? Per cui qui è 1, 0 e qui insomma è quello che è. A questo punto io che faccio? Faccio l'evoluzione libera nello stato da una condizione iniziale casuale e poi dalle condizioni iniziali parallele ai due autovettori, che sarebbe quindi parallela 1, 0 e meno 0, 31, 0, 94. Se io, vabbè, le riporto nel tempo, questo è un x con 0 random, quindi il disegno di sopra è una condizione iniziale completamente random. Poi al centro ce l'ho proporzionale a V con 1 e in basso proporzionale a V con 2. Allora, guardiamo un attimo, V con 1 quando è andato al regime secondo voi? Dopo quanto tempo? Questo è il tempo in secondi. Quando ci sono diversi plot uno sotto l'altro, a volte io metto solamente in quello più inferiore il tempo con l'unità di misura. Allora, quando è che è andato al regime il plot centrale secondo voi dal punto di vista proprio numerico? Poco dopo 1,5 secondi. Ok, diciamo che più o meno questo è l'ordine di grandezza. Poi uno si può divertire, adesso basta mettere il mouse sopra e lui dà esattamente il valore. Va bene? Quindi uno si può divertire a vedere l'1% e così via. Ok, V con 2, vabbè, V con 2 forse non è neanche ancora andato al regime dopo 3 secondi. Ok? Che cosa per... cioè, ok, niente. Allora, perché questa differenza fra le due, diciamo, regimi? Beh, perché io, scegliendo delle condizioni iniziali parallele a V con 1, sto eccitando solamente il suo autovalore e quindi evidentemente questo è meno 4. Qui, con condizioni iniziali parallele a V con 2, sto eccitando solo meno 1. Se lo prendo random, io eccito tutte e due, ma quello dominante è quello più lento. Quindi, in questo caso, io vado al regime abbastanza, cioè non abbastanza, con la costante di tempo diciamo più lenta, va bene? E poi, diciamo, se mi voglio divertire a disegnarlo nello spazio delle fasi, ho esattamente il grafico che abbiamo visto.
Allora, in verde ce l'ho parallelo a V con 2, parto da 1,0 e arrivo a 0 perché è un modo asintoticamente stabile. Questa espressione ce l'avete, diciamo, dai corsi precedenti, ma diciamo che è un modo convergente a 0, ossia una funzione analitica convergente a 0, elevato a meno t. Se parto parallelo a V con 1 e quindi parto da qui, analogamente rimango parallelo a V con 1, così come qua sono rimasto parallelo a V con 2, e vado a 0 senza muovermi da questa direzione, quindi è proprio un segmento lo spazio delle fasi. E invece se lo prendo casuale, ho la combinazione dei due modi e quindi faccio una certa curva, però cosa posso dire? Posso dire che siccome si è estinto prima quello veloce, alla fine, quando quello veloce si è estinto, io vado parallelo a quello lento. Va bene? Quindi questa è un'interpretazione grafica degli autovalori e autovettori. Ok, quindi questa è un'altra cosetta che vi volevo far vedere e adesso invece voglio molto semplicemente vedere con voi l'utilizzo del comando. Dei comandi che ci danno l'immagine e il nullo di una matrice. Va bene? Quindi è proprio una questione, stiamo facendo una questione di sintassi adesso di MATLAB, è molto semplice. Allora, prendo una matrice rettangolare, cioè non è molto semplice, diciamo, è proprio sintassico. Cosa fa il MATLAB quando io gli chiedo l'immagine e il nullo? Prendo una matrice rettangolare, quindi 6x4, così. E dico, ok, senti, ma tu mi vuoi calcolare il nullo di questa matrice? Allora, il nullo di questa matrice che cosa significa? Ha x uguale a 0 per x diverso da 0. Ok? Quindi A per x uguale a 0 con x diverso da 0. Voglio trovare tutti quegli x tale che. E allora, cosa sto cercando? Che oggetti sto cercando? Di che dimensioni? Me lo dite voi. Uno per quattro. Ah, attenzione. La riga per colonna. Sì, quindi riga per colonna. Quindi è la colonna l'incognita. Quindi Ah, sì, è uno per 4 sei. più 1. 4 per 1, sì, 4 uno per per 1. sei. Allora, i vettori sono sempre colonna, questo è vero per l'analisi, il MATLAB se ne frega perché il MATLAB non esistono né scalari né vettori, il MATLAB esistono solo matrici. Quindi uno scalare è una matrice 1 per 1 per il MATLAB, ok? Qui invece per noi esiste l'analisi, il MATLAB è il braccio armato, noi non dobbiamo. Questo non vale per il suo commento, ma io lo dico in generale perché succede addirittura anche nella comunità scientifica. Non dobbiamo essere noi ad adattarci alle scelte implementative del MATLAB. Quindi i vettori rimangono vettori. Poi è chiaro che per scrivere il programma io devo, diciamo, scendere a compromessi con il software che sto usando. Quindi 4 per 1, però se x appartiene al nullo, anche 2 per x appartiene al nullo, ok? Perché a per x uguale a 0, a per 2x banalmente è ancora uguale a 0. Quindi in realtà io non sto cercando un vettore, cosa sto cercando? Una famiglia, dico. Una combinazione lineare. Allora, vediamo un attimo, se una famiglia è. Allora, vediamo un attimo, sì, il concetto probabilmente c'è. Allora, io sto cercando infiniti punti, questo ne sono sicuro che siano infiniti, perché se trovo una sola soluzione diversa da zero, tutti i suoi multipli con moltiplicato per uno scalare appartenente ai reali è ancora il nullo. Per cui che cosa significa? Che io in realtà sto cercando, dal punto di vista geometrico, un sottospazio di R a n, che può essere una retta se ha dimensione 1. Può essere un piano se è dimensione 2, può essere un sottospazio di dimensione qualsiasi, con infiniti punti. Il MATLAB come mi fa a dare l'informazione di infiniti punti?
Mi dà quello a coefficiente 1. Allora, Il primo, non diciamo, coefficiente l'iniziale. 1, casomai a modulo unitario. A modulo unitario. Se mi deve dare l'informazione di una retta, lei dice mi dà quello a modulo unitario, quindi lui sceglie di darmene uno, va bene. E se invece il nullo ha dimensioni 2, cosa fa il matto? Mi dà la base, se è un piano mi dà gli ortogonali, se è un cubo mi dà la terna. Allora, esattamente questo. Il MATLAB mi dà una base per il sottospazio. Adesso sto cercando il nullo, però varrà la stessa cosa per l'immagine. Per ogni volta che il MATLAB mi deve dare come informazione un sottospazio, lui mi dà la base. Anche se dico mi dà la base, non è univoco, perché esistono infinite basi, allora lui sceglie di darmi, dove possibile, la base ortonormale. Quindi ortogonali a norma unitaria. Ok? Questo significa che perdete i numeretti, le cifre tonde, se state facendo l'esercizietto, ma ovviamente, diciamo, in tutti gli altri casi è meglio così. Ok, lui mi dà una base ortonormale, quindi lui mi dà un insieme di vettori. Guardate cosa fa, se quasi sempre, lui mi dà una matrice in cui mette in colonna la base. Quindi io devo saperlo questo e lo leggo sull'helper in linea, chiaramente. Adesso quindi questa matrice 6x4, come il collega ha detto giustamente, io devo cercare degli oggetti di dimensione 4x1. Allora cosa mi devo aspettare adesso in uscita dal MATLAB? Se questa matrice ha rango pieno, vuol dire che non c'è un nullo e allora lui mi deve dare l'insieme vuoto in uscita. In uscita lui mi deve dare questa informazione, mi darà una matrice vuota, una variabile con dentro niente. O la variabile si chiama ANSA, se non gliela chiedo io, se no il nome che gli ho dato io con dentro niente. Se il sottospazio nullo ha dimensione 1, lui cosa mi darà? Beh, mi dà un vettore 4x1. Per lui è una matrice, un 4x1 per MATLAB. Ed avrà un modulo unitario se mi diverto a calcolarlo. Se il sottospazio è dimensione 2, il MATLAB mi dà una matrice 4x2 in cui ci sono i due in colonna. Ora guardiamo questa matrice. Può avere il nullo, potrebbero essere, diciamo, il rango di questa matrice. Ovviamente non può essere superiore a 4 perché lui non ha, più di 4 colonne. Il rango non può essere 0 perché sennò dovrebbe essere, diciamo, di tutti gli elementi nulli. Quindi il rango di questa matrice può essere 1, 2, 3 o 4. Quindi il suo nullo può essere il complemento a 4, può essere, diciamo, di dimensione 0, 1, 2 e 3. Quindi io qui mi aspetto o un elemento vuoto, o 4x1, 4x2, 4x3. È l'unico check che io posso fare perché i numeretti non riesco a capirli, non riesco a vedere semplicemente, guarda, sicuramente è parallelo all'asse X, a mente non si può fare, neanche carta e penna, passiamo 3 giorni. Quindi l'unico check che io posso fare è di consistenza con le mie conoscenze della teoria. Ok, questo è quello che mi dà in uscita in questo caso. Va bene? Per cui, guardate, qua c'è una X maiuscola, nel senso che io in generale mi aspetto qua una matrice in uscita. In questo caso è 4x1. Per l'immagine adesso, lo chiedo a voi, cosa ci aspettiamo in uscita dal punto di vista, diciamo, software? Dal punto di vista geometrico, che dimensioni mi aspetto? E dal punto di vista software, che dimensioni mi aspetto? Che cosa mi aspetto? Allora, la matrice A rappresenta una trasformazione da R4 a R6. Ok? Abbiamo visto che il nullo ha dimensione 1. L'immagine che dimensione avrà? Ok,
soprattutto l'immagine dove la vado a cercare? Nel dominio o nel codominio? Il codominio. Nel codominio. Allora, la definizione immagine è tutto l'insieme dei punti Y, diciamo, che possono assumere un qualche valore per un qualche X. Ok? E allora adesso, quindi stiamo cercando, diciamo, vi dico che è un sottospazio, ok? Si dimostra che è un sottospazio. Stiamo cercando un sottospazio di R a 6. E di che dimensione è questo sottospazio? Al più 6x3. Anche almeno 6x3, cioè in questo momento io so che deve essere 6x3. Perché? Perché la somma del nullo, della dimensione del nullo più quello dell'immagine deve ridare il dominio, cioè 4. Quindi io adesso non so se i numeretti sono corretti o meno, ok? Non lo posso sapere, però quello che devo sapere è se questa Y, se questa uscita è corretta o meno come dimensioni, come diciamo, sì, come dimensioni della variabile. Va bene? E per cui l'unica cosa che posso fare è dire, vabbè, ma questo, come si calcolano queste immagini nullo? Beh, banalmente, col comando null riga 25. E poi invece l'immagine, diciamo, per noi italiani è meno intuitiva, cioè ort. Non so perché. Allora, ORT sta per Orthogonalization e il termine, diciamo, può lasciare un attimo sorpresi all'inizio, però basta leggere la prima riga dell'help per capire che è quello che ci serve a noi. Va bene? In effetti, diciamo, il motivo c'è, però non è detto che voi l'abbiate fatto in algebra per capire perché si chiama Orthogonalization. Però basta fare una ricerca su Google e se uno non se lo ricorda lo trova. Vabbè, dopodiché io, diciamo, ho verificato l'ortogonalità, diciamo, della trasposta, non vi preoccupate, questo lo facciamo. Ok, allora, che cosa vi ho fatto vedere? Essenzialmente vi ho fatto vedere le proprietà numeriche. Abbiamo validato numericamente alcune proprietà che abbiamo visto nelle lezioni scorse e adesso io vi chiederei essenzialmente di fare più o meno la stessa cosa. Va bene? Per cui avete questo già fatto, quindi non dovete dedicare del tempo, ho evitato accuratamente di dire perdere tempo, non dovete dedicare del tempo a rifare questo, perché se non l'avete fatto dal venerdì scorso, voi potete tranquillamente utilizzare quello che sta su Classroom. Se non è della vostra versione, me lo dite, ma ci dovrebbe essere tutto. E questo è quello che vorrei che voi faceste. Quindi vi divertite a fare queste due cose qui. Va bene? Questo è sempre. Allora, io adesso, come l'altra volta, rimango qui, semplicemente mi muto e interagisco con voi ogni tot, sia quando ve lo dite voi, sia quando io, diciamo, mi sto annoiando e vi chiamo. Domande? Ah, e ovviamente io interrompo la registrazione perché ha poco senso poi, diciamo, una registrazione di un'ora in cui non c'è granché. Domande?